Allora, leggiamo la motivazione di questo quarto premio. Ideali da divulgare, culture da raccontare, sfide da vincere, tutto sempre e comunque nel nome della libertà. Premio internazionale alla libertà 2008, categoria editoria, a Rubettino Editore. Casa editrice fondata da Rosario Rubettino nel 1972, è da allora che a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, si compie un piccolo miracolo. La Rubettino Editore pubblica saggi del pensiero liberale classico e contemporaneo che l'industria libraria spesso ignora per pregiudizio ideologico. Allora, si può lavorare, un editore può lavorare con maggiore o minore libertà in un luogo dove spesso la libertà non è così un bene di così facile consumo, diciamo? Ma un editore lavora innanzitutto con l'immateriale, con le idee. Per fortuna le idee non si fermano di fronte alle barriere fisiche, per cui le idee lasciano un'impronta se sono idee appunto di libertà, se sono idee plurali, e questo credo che sia un ruolo fondamentale per un editore. Ecco, quale e quante volte invece essere una casa editrice di provincia può costituire un vantaggio in un mercato che poi è un mercato globale? Forse essere un editore di provincia significa anche riuscire a essere un po' più anticonformista, essere meno legato a determinate congreghe, e poi spesso dalla provincia arrivano anche tanti spiriti liberi. A me stasera veniva in mente che un mio corregionale, Tommaso Campanella, fu rinchiuso proprio qui a Castel Sant'Elmo per aver professato le sue idee di libertà, e Tommaso Campanella anche lui arrivava dalla provincia. La Città del Sole, avete mai pensato di trasferire, a proposito di Città del Sole, la vostra attività in un posto magari più sereno o con più possibilità? Ma guardi, la storia imprenditoriale, la storia editoriale di Rubettino è storia appunto di un'affermazione concreta di quelle idee e quegli ideali, per dimostrare che anche da sud si può fare impresa, si può fare cultura come si potrebbe fare da qualunque altro posto del mondo. Grazie a Florindo Rubettino. Grazie.